Salve ragazzi e bentornati sul canale. Nel video di oggi parleremo di creare un modello di fattura automatizzato utile per liberi professionisti, piccoli imprenditori e venditori online che si trovano spesso a lavorare con Excel per la preparazione delle fatture. Lo faremo con un programma che si chiama PDF Element. E ve ne parlo un attimo e poi iniziamo con la guida. Mi raccomando, se volete supportare i nostri tutorial, sarà sufficiente lasciare un mi piace sotto al video e iscrivetevi al canale per non perdervi i nostri tutorial sul mondo digitale. Cominciamo! Come dicevo poco fa, creare le fatture con Excel non è una cosa che tutti trovano comoda, anzi diciamo che in alcuni casi può essere piuttosto macchinoso orientarsi tra celle, colonne, righe e formule varie. Diamo un'occhiata al programma PDF Element di Wondershare e poi vi mostro un video guida passaggio per utilizzare i modelli di fattura personalizzati su PDF Element. Innanzitutto, invece di creare una fattura completamente da zero, possiamo scaricare un modello da un sito che mette a disposizione diversi template PDF che ci velocizzeranno di molto il lavoro. Il sito si chiama hipdf.com e offre modelli professionali e ben progettati, la maggior parte gratuiti. Quindi individuiamo il modello che ci piace di più e fa il caso nostro e premiamo sul pulsante scarica per salvarlo sul nostro PC o sul nostro Mac. Ora apriamo il nostro modello PDF con PDF Element sul computer e seguiamo la guida per modificarlo sostituendo i dati di default con i dati e i loghi della nostra azienda. PDF Element è un software versatile per la gestione di documenti in formato PDF. Sviluppato da Wondershare, PDF Element offre una vasta gamma di funzionalità per la visualizzazione, la creazione, la modifica e l'organizzazione di file PDF. Ecco una panoramica delle principali caratteristiche di PDF Element. PDF Element consente agli utenti di apportare modifiche direttamente ai documenti PDF. È possibile aggiungere, eliminare o modificare testo, modificare le immagini, aggiungere annotazioni e evidenziazioni e persino creare collegamenti ipertestuali. L'applicazione consente di creare nuovi documenti PDF da zero o convertire file di altri formati in PDF. Organizzazione e unione di documenti e molte altre funzionalità che vedremo nel corso dei tutorial. Questa è la schermata principale di PDF Element. Apriamo quindi il modello che abbiamo scaricato da iPDF e iniziamo la sua personalizzazione. Per personalizzare un file PDF e quindi renderlo editabile, qualora ancora non lo fosse, abbiamo diversi metodi. Possiamo utilizzare la scheda modifica e, se il programma ce lo consente già, possiamo andare a modificare il testo all'interno di queste caselle di testo dove potremo inserire i nostri dati oppure il nostro logo personalizzato. Se questa cosa ancora non fosse possibile, perché si tratta di un PDF scansionato, ad esempio, possiamo utilizzare lo strumento OCR che andrà a scansionare praticamente tutto il nostro file e a renderlo editabile, quindi modificabile in tutte le sue parti. Noi sappiamo benissimo che con una fotocopia non è possibile modificare i campi di testo. Ecco, con lo strumento OCR, di cui parleremo e abbiamo già parlato in diversi tutorial, potremo farlo. Questo file però è già editabile, quindi andiamo ad inserire nei nostri campi di testo i dati più opportuni, ad esempio fattura. Questo è un modello in inglese, ma noi possiamo andare a personalizzarlo come meglio crediamo. Per esempio, adesso andiamo a ridurre il carattere della parola fattura, ci spostiamo sulla destra, utilizziamo uno di questi strumenti e scegliamo una punteggiatura più piccola per quanto riguarda la parola, in modo che compaia. Poi possiamo anche ridimensionare e spostare la nostra parola nel punto in cui desideriamo. Andiamo a cambiare per esempio la data e poi andiamo ad aggiungere un logo. Per aggiungere un logo la procedura è abbastanza semplice. Basterà andare a cliccare su questa casella di testo, cancellare il testo al suo interno oppure l'intera casella attraverso il clic del tasto destro e la sezione elimina e poi inserire un'immagine trascinandola. Altrimenti possiamo utilizzare lo strumento immagine. Clicchiamo in un punto vuoto del nostro documento. Dalla cartella selezioniamo il logo che vogliamo inserire e facciamo clic su apri. Quindi deselezioniamo l'opzione immagine
e spostiamoci sul nostro logo per ridimensionarlo attraverso i punti di controllo e posizionarlo all'interno del nostro file. Poi potremo cambiare tutti quanti i dati con le diciture italiane senza alcun problema e salvare il nostro file pronto per essere modificato ogni volta in modo semplice e veloce. Bene, abbiamo visto come creare e modificare un modello di fattura con PDF Element in modo che sia sempre pronta all'uso e alla modifica. Valutate voi la soluzione che vi è più comoda. Vi ricordo che se volete supportarci potete lasciare un mi piace ed iscrivervi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. A presto!